emozionato a vederlo qua, davvero, tantissimo, tantissimo. Perché se riusciamo a fare questa cosa è togliersi proprio un peso, anche se noi siamo molto prudenti tutte le volte che usciamo, stiamo sempre attenti, però se riusciamo a... che lui insomma è più tranquillo e noi lo sappiamo gestire tantissimo. È un grande successo. Ciao, sono Simona, vengo da Bologna e sono qui con mio marito e Sosa. È un pitbull preso al canile, è un cane che era sotto effetto di psicofarmaci e era veramente molto iperattivo, non si riusciva a portare fuori il guinzaglio, infatti lo potevano solo portare fuori una volta a settimana barra 10 giorni gli educatori maschi. E, era bravo con le persone, però era veramente ingestibile. E è stato sotto effetto di farmaci per un anno e mezzo, perché anche dopo che l'abbiamo preso noi abbiamo continuato. E niente, ci siamo rivolti a un educatore appena siamo usciti, abbiamo fatto 3 mesi, ma non era l'educatore adatto a Sosa. E anche questo ci aveva continuato a far prendere psicofarmaci, anzi avevamo rincarato la dose, perché non si riusciva a portare in passeggiata, usava la pettorina, ne ha strappate 2, e un cane che tirava, un cane che non dava retta perché non gli si poteva mai dire di no, aveva preso il sopravvento su di noi e su tutto, veramente faticoso. Ho iniziato a seguire scuola per cani e mi sono detta di provare a fare questo tentativo e ci siamo accorti che per ora abbiamo fatto weekend, questo è il secondo e stiamo veramente imparando noi a gestire il cane, cioè è vero che comunque siamo noi proprietari che sbagliamo tutto con i cani. E devo dirti la verità, già col primo weekend abbiamo riscontrato che Sosa non tirava più a guinzaglio, invece prima non eravamo riusciti a ottenere questo, quindi già solamente con un weekend Sosa non ha più tirato guinzaglio, quindi almeno in passeggiata, evitando i cani solito, però abbiamo trovato subito un gran miglioramento. Invece oggi stiamo lavorando con i cani, quindi nel prossimo speriamo di fare quell'altro piccolo passo che speravamo veramente con gioia, insomma siamo qui per questo e già oggi vederlo qui mi rende veramente felice, tanto. Era proprio impensabile, cioè non abbiamo mai interagito così tanto, stando così tanto tempo in mezzo ai cani. Ecco Sosa. Ma è cambiato tantissimo. Io ti dico, ho un'amica che mi viene a trovare a casa, che era molto esuberante, invece adesso già un paio di volte che viene, che prendiamo il caffè, quindi c'è l'ultima volta addirittura che è successo la settimana scorsa. Sosa non ha neanche salutato la mia amica e quindi lei mi ha detto cosa è successo. E quindi, è lui? Sì, è lui, è veramente lui, è Sosa, cioè sta cambiando e speriamo in questo piccolo passo che oggi, ti giuro, ci ha emozionato quando abbiamo visto qui in questo campo con tutti questi cani. Ovvio, ogni tanto può sbroccare perché ci sta, il suo DNA è quello, sta imparando. Però sta imparando, cioè sta, mio marito lo sta gestendo e quindi è quello che speriamo, di portarlo ovunque, cose che prima non portavamo da nessuna parte tranne nei posti isolati. Quindi siamo proprio contenti, grandissimo successo veramente, ci speravamo di essere qui in mezzo e oggi ci siamo qui anche noi, e viva Sosa e viva scuola per cani. Proprio felice.